La consultazione in teleconferenza dei ministri degli esteri. Dopo 7 giorni di confronto serrato, i 28 partner della NATO trovano l'accordo. Tutte le operazioni militari in Libia passeranno, forse già da domenica, sotto il controllo dell'Alleanza Atlantica. Avviata anche la programmazione della cosiddetta No-Fly Zone Plus, cioè i bombardamenti al suolo. La NATO sarà affiancata da una cabina di regia fra tutti i paesi della coalizione sul modello dell'Afghanistan. La catena di comando militare e controllo politico affidata all'Alleanza Atlantica era la pressante richiesta di Italia, Gran Bretagna, Stati Uniti. La Francia, che resisteva, ottiene che il controllo politico strategico, cioè a medio e lungo termine, sia affidato al gruppo dei ministri degli esteri e della Lega Araba, che si riunirà per la prima volta martedì prossimo a Londra. Per il presidente del Consiglio Berlusconi, al vertice dei leader europei sulla NATO, ha vinto la nostra linea. Ora Gheddafi rispetti un cessate il fuoco, poi si potrà dare il via alla diplomazia.